esseri umani, per cui è normale che poi dopo riusciamo a migliorare la situazione. Somos seres humanos y por eso nos pasa esto, pero espero que se pueda mejorar la situación. Yo espero di ritornare anche in un momento più buono per tutti. Espero regresar en un mejor momento para todos. Sí, sono stato 4 anni antes qui ed è una cosa buona il fatto che mi vogliono in tante città, ma è impossibile stare dappertutto. Me gusta mucho que me quieran en tantas ciudades, pero no puedo estar en todos lados. Allora, la prima cosa che canto con meno naso. La prima cosa che vanno a vedere è che canto con i nariz. Con l'esperienza mi ha portato a usare meno la nariz, no? E después è uno spettacolo che presenta le mie canzoni, il mio passato e il mio presente. Però non so chi è forte adesso. Chi le recomienda per che cante con non sa esattamente con chi può essere. Sì, beh, Luis Miguel. Però non so. Una mujer no ubica. Mujer, no, ma chi tiene ora, chi sta bene ora? Che? Dimmi un nome. Paolina. Talia. La conosco Talia. E come hai scelto il repertorio per il tuo concerto? Beh, ho scelto le canzoni, ho detto anche prima, le canzoni più conosciute. E non è facile metterle poi insieme e riuscire a fare una scaletta, però ce ne sono altre che ho lasciato fuori. Il problema poi sarebbe fare 5 ore, un po' difficile. Se qualcuno ti diceva che devi cantare l'ultima canzone della tua vita, quale canzone sceglieresti? Sono curiosa. Per me per sempre. Però poi piangono tutti. Ancora di più. Tra 100 anni, certo. Oh, grazie. Questo è un bacio alla novella 2000, eh? Le tue ultime canzoni? Ancora! Scusa! Di una tematica oppure di una frase può nascere anche una canzone, ma molto più spesso viene fuori la musica. Pensi che per questo che anche... Non l'ultima, eh? No, ci ha domandata. Pensi che per questo che la tua musica ha successo anche in nazioni che non parlano l'italiano come l'Australia? Io penso che fondamentalmente ci sia una pasta della voce che arriva al cuore della gente, che poi sia cantato in italiano, in inglese, o in spagnolo o in arabo, negli ultimi 10-20 anni non fa differenza. Anche io quando ascoltavo le canzoni in inglese non capivo, mi piaceva e basta, cioè, non mi interessava tanto quanto e cosa diceva la canzone. Il significato di Nell'azzurità dall'album Stile Libero, una delle mie preferite, scusa, devo domandare. Ma devo cantarla domani? Sì, come no? La puoi dedicare a Emilia, già che ti trovi? No, non è nella lista. Beh, Nell'azzurità, lo dice la parola stessa, è questa difficoltà nel rapporto tra un uomo e una donna, e dai momenti bui poi viene fuori l'azzurrità, no? Da momenti dove non si va d'accordo si passa poi a momenti dove ci si ama tantissimo, no? Questo è un po' il significato di questa canzone. Mia figlia è l'unica cosa più bella al mondo, quello sarà sempre. Poi certo, trovare una bella australiana, sì. Quello proprio. Però qua saltano, è un po' un problema. In che senso? La spensieratezza, sembra che è tutto a posto. È così? Sì. È una città straordinaria. Mi gusta también dall'interno dell'hotel. Fuera es mejor. Ora voglio fare una gira col barco e después rehearsal in inglese. Ma è in spagnolo?
La provincia. La cazzo, là non lo sa lo spagnolo. Non so come lo sai. Después se voy a comer algo, riposo, mañana voy a hacer otra prueba y después el concierto, yo espero bien. Musica e energia. Fuerte.